Alle sue spalle c'è quel cartello che dice noi siamo quello che facciamo, cartello marchiato Fiat, voi siete macchine? Ma diciamo che le nuove organizzazioni del lavoro ci vorrebbero delle protesi, mentre noi siamo persone con alta professionalità e con alto senso di responsabilità che vogliamo produrre macchine, macchine innovative, ma nel rispetto delle leggi e dei contratti e della Costituzione del paese dove si producono. Il Tribunale vi ha fatto vincitori. Ora, con questa mossa dell'amministratore delegato, rischiate di entrare non più da vincitori dentro la fabbrica? No, io sinceramente mi sottraggo da questa domanda per un semplice motivo. Marchionne ha voluto fare questa operazione che io definisco di distrazione di massa per nascondere ben altro, cioè per nascondere l'assenza della politica industriale di Fabbrica Italia, che tra l'altro ha detto lui stesso che non c'è più in questo paese. Secondo lei la Fiat andrà via dall'Italia? La Fiat è già andata via dall'Italia, rimane scientificamente in pochi stabilimenti, naturalmente lavorando a mani libere con un just in time sia sugli ordinativi che sulle persone. E questo che la FIOM denunciava sin dal 2008 e che voleva che si facesse un impianto serio, una programmazione seria, una missione seria produttiva per ogni stabilimento, cioè chi fa cosa, dove, quando, in che quantità, con quanti operai e con che rapporto con l'indotto.